papà. Ciao, tesoro. Oh, santo cielo, lei è bellissima. Cliff, l'anca di tua madre? Bene, grazie. Bene, ti ha presa per la mia ragazza. Dean sta lavorando molto. Sì, sai, è in viaggio con i clienti tutto il tempo e io sono solo la guastafeste che vuole pianificare le cose. Io sono così bloccata. Così Dean sta via molto, per viaggi di lavoro? Papà. Alzate la mano se la cosa vi puzza. Dean non è come te, è un padre attento e serio. È fantastico. È la sua natura. I maschi sono costretti a combattere per dominare e per ingravidare tutte le femmine. Forse lui non è più interessato a me. Impossibile. Sai che una donna è all'apice della sua bellezza tra i 35 e i 39 anni? Fantastico, quindi mi restano molti mesi. Ancora. Felix, sei tornato in città. Stai lavorando molto. Già, ho un bel po' da fare. Davvero? Dovrebbe baciare il terreno dove cammini. Ma se lui sta facendo qualcosa di disdicevole, tu devi saperlo. E se scoprissimo che Dean è solo impegnato? È un punto morto, basta così. Io credo che dovremmo seguirlo. Cosa? È meglio che tu lo veda in azione. Questa è la tua idea di uscire in incognito? Fate largo! Ecco il Plaza, il posto in cui portare un amante. Ha un sacco di uscite. Uscite su tre strade. Puoi essere un po' meno entusiasta per la situazione, perché questa è la mia vita e potrebbe andare in pezzi. Non capisco perché ricorrere alla chirurgia plastica. Per via degli uomini come te. Io preferisco gli originali della fabbrica. Sì, e ogni genere di marca e modello. Grazie, io lo prendo come un complimento. Ce ne sono due? Oh, ho avuto paura.